Fratelli e sorelle rossonere, buongiorno ragazzi, buon martedì a tutti. Bene, prima di cominciare, come sempre, come tutte le mattine, vi ricordo qua sotto in descrizione l'app di OneFootball da scaricare, provatela, completamente gratuita, un'app completa a 360 gradi di calcio, ampiamente personalizzabile, piena di video, di notizie di calcio, di calciomercato, e con le notifiche push che vi tengono sempre, sempre, sempre aggiornati. Bene, mi sono rotto le balle perché sono veramente stufo di sentire tifosi rossoneri e anche addetti al lavoro bollare sia Origi sia De Ketelaere come bidoni e come cessi. Cioè, non è giusto questa mancanza di fiducia, soprattutto nella dirigenza del Milan, anche perché Origi, è vero, sta dimostrando di essere forse fragile all'apparenza, perché comunque fermo ai box da tanto tempo. Il problema è che Origi ha un problema al tendine, ma non è un problema di oggi, ragazzi. Origi questo problema al tendine se lo porta dietro da diverso tempo, ma già dai tempi del Liverpool, ragazzi, ha questo problema al tendine. E quindi, di conseguenza, se lo trascina dietro da tanto tempo. Ma voi pensate che il Milan non sapesse che Origi avesse questo problema? Certo che lo sapeva, ma chiaramente ha sperato e sta sperando di risolverlo. Origi non è un bidone, Origi è un ragazzo che ha un problema fisico che è da risolvere. E perché altrimenti, se dobbiamo bollare, allora bolliamo anche Florenzi. Florenzi è arrivato falcidiato dagli infortuni, pieno di infortuni nella sua carriera. È arrivato al Milan e ha avuto già diversi infortuni, l'ultimo ancora più importante che lo tiene fuori 5 mesi. Allora anche Origi, anche Florenzi è un cesso a pedali? Non lo so, sicuramente Florenzi ha una caratura di fisico che lo porta ad essere infortunato costantemente. È un giocatore di cristallo, è fragile e lo sarà sempre. Però sono giocatori fatti così, alcuni non si fa male nemmeno se gli tiri una spranga sulle gambe, e altri purtroppo al primo accenno si infortunano. Il stesso problema anche per Rebic purtroppo si è scoperto, ma già sapevano già che Rebic soffriva di un'ernia che non gli ha lasciato mai tregua. E si è aggravata la situazione in senso lato, perché adesso comunque lui spera di risolvere la cosa entro un mesetto, i primi di ottobre, come del resto anche Origi dovrebbe andarsi a curare in Belgio e risolvere la cosa entro i primi di ottobre. Mentre per Rebic, attenzione, perché se non si risolve il problema si parla di operazione e di vederlo nel 2023. Notizia molto preoccupante e che lascia un grande vuoto lì sulla fascia sinistra, e anche volendo vedere in attacco, perché Rebic può fare anche l'attaccante, ed è per questo motivo che Maldini ripunta con insistenza. Voci insistenti parlano del ritorno di fiamma del Milan per Noah Lang, il giovane prospetto, ve lo ricordate, accostato spesso insieme a Charles de Ketelaere. Questo ragazzo giovane, forte, gran bella personalità, grande tecnica e grande capacità e visione di gioco, spesso ha costato il Milan, ma Maldini ci pensa di nuovo seriamente, perché è un affare possibile, perché Noah Lang è un giocatore possibile, giovane, come il Milan vuole, e potrebbe veramente concretizzarsi a gennaio. Quindi la toppa, tra virgolette, perché poi tanto toppa non è, perché è un buon giocatore, potrebbe essere veramente quella di piazzare Noah Lang a gennaio e provare a prenderlo. Intanto ci godiamo, io personalmente mi godo la bella prestazione di Vranch, perché a me piace tantissimo, e potrebbe veramente diventare il dopo che sì, secondo me, perché l'ho visto già bello pimpante, già nelle prime uscite, bello forte, bello mordere le caviglie, correva ovunque, destra e sinistra. E secondo me ce l'ha nelle corde di poter diventare veramente il vice che si deve mangiarne ancora di pasta e farne di strada, però comunque potrebbe, perché no diventarlo. E piantiamola anche di insistere sulle Ketelaere, perché poi noi come pecore andiamo dietro ai giornali, i giornalai che parlano male, che nutrono dubbi sul ragazzo, ma semplicemente ha bisogno di un pochino più di tempo e vedrete che ne uscirà fuori. Io sono sempre molto, cerco di essere sempre molto ottimista,
di guardare la razionalità delle cose, non farmi prendere dall'impulsività, perché farmi prendere l'impulsività vorrebbe dire Charles de Cattelar fa schifo, come si chiama quell'altro, è da bidone dell'umido, Origi è da bidone dell'umido, e quindi siamo nella cacca perché abbiamo una squadra senza ricambi che fa schifo. No, voglio vedere in maniera diversa, voglio credere ancora una volta che comunque quello che hanno fatto sia stato un lavoro ben fatto e che ci porti risultati. Fatemi sapere cosa ne pensate, io intanto vi auguro buona giornata, sempre Forza Milan, noi ci sentiamo più tardi e addio!